scoperta di Abano e le sue risorse. Il fango di Abano Terme a Montegrotto è una fantastica risorsa naturale di questo posto, che è riconosciuto tale non solo in Italia ma in tutto il mondo. E che qualità! Infatti vorrei ricordare che questo fango ha ottenuto pure un brevetto europeo che lo classifica come un farmaco naturale. La fangobalneoterapia è molto utile, quasi miracolosa in alcuni casi, per le varie forme di artrosi, le malattie reumatiche, le tendiniti, le periartriti, le infiammazioni, i dolori cronici e l'osteoporosi. Senza dimenticare naturalmente, anche per tutte le signore che vedo qui attorno, quelli che sono i benefici per la pelle e tutti appunto i trattamenti curativi di bellezza che si possono fare per la pelle. Ma vorrei appunto ricordarvi che anche con tutti i servizi che vi sono offerti dagli alberghi, dalle spa di Abano Terme, di Montegrotto, ritrovare un po' di serenità, di vitalità è possibile per ognuno di noi. L'acqua, che è il composto più diffuso in natura ed è il principale costituente degli organismi viventi. L'acqua, come sappiamo, è indispensabile alla vita. Poi c'è da dire che c'è tutta una parte ludica legata all'acqua, una parte altrettanto importante, perché il contatto con essa ci porta a riassaporare un piacere naturale che abbiamo vissuto nei nostri primi 9 mesi di vita nel grembo materno. In questo contesto è importante dire che le strutture alberghiere di Abano Terme ci offrono tutta una serie di piaceri ludici, con piscine, con abbiamo idromassaggi, abbiamo cascate varie, piaceri che appunto possiamo e anche giusto condividere con i nostri cari. Veniamo invece all'aspetto curativo dell'acqua. Adesso entriamo nel merito dell'aspetto curativo dell'acqua e nello specifico dell'acqua termale. Allora, quella di Abano Terme è classificata come salso bromo-iodica, fortemente mineralizzata e di origine marina. Direi che andiamo a ricordare quelle che sono le azioni antinfiammatorie, l'azione stimolante del sistema immunitario, un'azione antisettica, un'azione risolvente, cioè di allontanamento del corpo, diciamo, delle sostanze di scarto e delle sostanze infiammatorie, e un'azione anche benefica alle mucose, un'azione endocrina sulla tiroide e la stimolazione dell'apparato genitale riproduttivo femminile. Vorrei ricordare appunto il fatto di quelle che sono le patologie un po' più classiche, come disturbi dell'anca, il ginocchio, la spalla. Poi è anche molto importante ricordare le patologie di natura neurologica, quali appunto anche ictus, sclerosi e paralisi. Parlerei dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, se non lo sapete, inserisce la medicina termale nella medicina naturale, e che inoltre dice che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non una semplice assenza di infermità e malattia. Per cui penso che a questo punto considerare Abano Terme come un posto dove è possibile ritrovare un certo benessere sia il minimo per tutto quello che appunto abbiamo detto in questa presentazione, per cui per delle caratteristiche delle acque, per le caratteristiche dei fanghi e non per ultimo per il paesaggio stupendo dei colli Euganei. Dicevamo prima con Luca, si parlava appunto di emozione termale e quindi andate un attimo con l'immaginazione su quello che può essere appunto in un contesto, in un ambiente calmo e tranquillo dedicato tutto a voi, il fango, questa sostanza calda sulla pelle, un terapista che vi sta seguendo, poi appunto il fango che rimane lì, che svolge e replica la sua azione terapeutica. Poi una doccia e un bagno nell'acqua termale ricca di tutti i principi che prima abbiamo nominato, e vi ricordo sempre in un ambiente esclusivo per voi ed unicamente per voi. Il piacere di ricevere poi un trattamento manuale, un massaggio che più specificatamente in base a quelle che sono le richieste del paziente e le indicazioni appunto mediche viene fatto. Direi che finalmente siamo arrivati e quindi direi finalmente di considerare appunto l'aspetto veramente sensoriale, perché è approvato, per quello che vi dicevo prima, anche per questo brevetto europeo, che i fanghi, le acque termali fanno molto bene, ma dimentichiamo quello che è la piacevolezza del trattamento in sé.